Bene, siamo al quarto candidato che è Gianni Ivaldi. Anche qui un applauso, insomma, perché avevano appena finito quello prima, allora erano stanchi. Allora, guardiamo le immagini che ci ha inviato. Posso spiegare? Certo. Sì. Allora, spiego prima quella che io vedo sulla destra. La prima riguarda il giorno della cresima. Io abitavo in via Trotti e frequentavo la parrocchia di Sant'Alessandro. Avevo un parroco che, Monsignor Carlo Canestri, e un viceparroco, tra l'altro molto attivo per quanto riguarda l'oratorio, che si chiamava Don Ezio. E quindi era la parrocchia e l'oratorio, i miei lavoravano, rappresentava per me un punto di riferimento importante. Il secondo era un momento ludico, più la stessa età, e c'era la crisi petrolifera e quindi andava di moda vestirsi da arabo. E quindi ero con un mio amico, lui vestito da nordista, al Carnevale Alessandrino. Ottimo. La domanda che ho posto anche agli altri è come mai a un certo punto ha deciso di candidarsi sì. Io mi candido perché amo Alessandria. La città è in forte difficoltà. La qualità della vita ad Alessandria non è buona, a differenza di tante altre città del Piemonte con cui si possono commisurare. E ad Alessandria non si trova lavoro. I giovani cercano altre città per costruire prospettive di vita e la città ha perso completamente la capacità di attrazione. In questi anni ho fatto un percorso, sono stato consigliere di circoscrizione centro, sono stato consigliere comunale 10 anni e ho svolto anche una funzione di assessore per 1 anno e mezzo. E quindi io penso che bisogna mettersi a disposizione per la città. Quando ha dato la notizia alla sua famiglia, ai suoi amici, come l'hanno presa? Sicuramente sanno che è una decisione che porta via tanto tempo, però è una decisione fatta per una cosa bella e quindi l'hanno presa bene. L'hanno presa bene. Una delle domande che ci hanno mandato in molti è che cosa fa nella vita, oltre al candidato sindaco, sì. Queste sono settimane particolari per sì, voi. Sì, io ho preso tutte le mie ferie, infatti è la prima volta che mi trovo, di solito alla fine dell'anno ho ancora tante ferie da fare, invece ho preso le ferie fino al 10, e perché ci tengo a fare un bel risultato e a lavorare. Sarebbe un problema per il ballottaggio, però. Sarebbe un problema per il ballottaggio. Ho ancora le festività soppresse e dei permessi che mi consentono di ancora arrivare al ballottaggio. E meno male sono solo 2 settimane, altrimenti non avrei più. Io faccio il direttore di un ufficio postale in Piazza Santo Stefano. E questo ruolo, immagino, cioè questo mestiere, le permette anche di incontrare persone, sentire che questo cosa. Questo sicuramente. Gli uffici postali oggi. Oggi più che mai svolgono una funzione anche sociale e anche di presidio del territorio. E poi soprattutto io lo faccio in una zona dove è una zona antica di Alessandria, il cuore di Alessandria, ma nello stesso tempo una zona dove c'è molto impoverimento. E quindi noi svolgiamo una funzione, nel mio ufficio postale si parlano tante lingue, e ci sono tante persone e devo dire che le cose si gestiscono e quindi non è un problema. Secondo tema, abbiamo ascoltato i giovani nel video, anche per lei questa domanda, che cosa risponderebbe a questi giovani? Vabbè, io capisco che vivere Alessandria oggi non offre opportunità per i giovani, offre poche opportunità dal punto di vista culturale. Alessandria è una città universitaria, Alessandria è una città che ha l'università, ma non è una città universitaria. Alessandria non ha campus, servizi, come hanno altre città universitarie anche solo attorno a noi. Dicevo, un altro elemento fondamentale anche per una città universitaria è la qualità della vita che noi non abbiamo. E sia in termini di trasporti, sia in termini di decoro, sia in termini di sicurezze. Però nello stesso tempo io penso che bisogna fare una forte alleanza tra chi governa la città, quindi tra l'amministrazione, l'università, e l'università va coinvolta in ogni pensiero, perché è un'istituzione fondamentale, il mondo del lavoro, e io penso che l'amministrazione possa fare qualcosa per ridare prospettiva di vita dove il lavoro è fondamentale per un giovane se vuole costruire futuro. Nel senso, un comune non può creare lavoro a meno che non assume direttamente, e oggi il comune è in forte difficoltà, però può creare le condizioni nel tempo. Il comune ha un patrimonio immobiliare molto grande, ha tanti terreni non utilizzati, e questo ho avuto modo anche io di verificarlo. Bene, sì, ho avuto modo anche di verificarlo e quindi di mettere a disposizione.
noi riteniamo di mettere a disposizione questi terreni, noi riteniamo che la prima cosa siano le relazioni, soprattutto in un momento di forte difficoltà, le relazioni con la città, e quando parlo di città parlo cittadini, associazioni, imprenditori, e anche col mondo esterno, quello di favorire l'arrivo di tanti investitori che investano sul nostro territorio, creano le condizioni in cambio di occupazione. Così il Comune ha a disposizione contenitori, nelle zone industriali ci sono contenitori vuoti di ex aziende, di ex stabilimenti, e quindi la possibilità di offrirli in cambio di progetti seri. E, ripeto, le relazioni sono uno strumento fondamentale per costruire il futuro. Proviamo a tornare un po' più nello specifico nel tema dei giovani. Che cosa direbbe ad un giovane che per la prima volta si trova a votare, quindi a scegliere il proprio sindaco? Allora, prima di tutto, il voto deve essere anche una scelta consapevole, quindi di vagliare quale programma e quale candidato sindaco e squadra si ritrova meglio. E poi un appello che io faccio ai giovani è quello: la politica ha bisogno di loro. Oggi la politica vive passioni tristi. E i partiti sono sempre più piccoli e la politica ha bisogno della freschezza delle idee, quello che hanno i giovani, ha bisogno di passioni, di idee, di progettualità. E com'è possibile, secondo lei, avvicinare i giovani alla politica? Sicuramente, è logico che ci deve essere un'idea diversa della politica, cioè un approccio diverso. È logico che più gente si è, più idee si hanno e più difficili sono da gestire. Io lo vedo in senso positivo, altri possono vederlo in senso negativo, perché la torta è meglio che sia più piccola, perché è più facile da governare, no? Dipende l'approccio. Però se si vuole cambiare, e questo non cambia solo il futuro di Alessandria, ma anche quello dell'Italia, i giovani devono tornare a essere protagonisti della politica ed essere a ritornare nei partiti. Perfetto. Perché la passione, le idee, le energie che hanno i giovani non le ho più io, che ho 53 anni. Passiamo direttamente al tema successivo, anche con questo lancio. Quindi nella sua idea di Alessandria, di città, quali sono i luoghi e anche i metodi e lo stile con il quale è possibile questo? Parliamo sempre di giovani o parliamo di partecipazione? Più in generale, in questo caso. Allora, io ritengo che la partecipazione sia la cosa fondamentale se si vuole governare una città. Non si può governare una città senza la gente. No. Le chiedo solo di seguire, se no non ci sono. Si può governare una città senza la gente, e quindi bisogna ricostruire il rapporto, le relazioni con le persone, a partire da ricostruire il rapporto con i territori, e quindi penso a soluzioni tipo quartieri, no? Dove ci possa essere un momento di confronto e anche di sia su quello che l'amministrazione sta realizzando e su quello che si vuole realizzare in futuro. Ma così anche momenti di confronto con tutti i soggetti che operano sul territorio. Penso ad esempio alle parrocchie, che svolgono un ruolo importante sia dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista culturale e sociale, e quindi possono essere coinvolte tantissimo su tutti i temi che riguardano l'amministrazione, sia anche per il fatto di essere sensori della povertà, e quindi al tavolo della povertà. Penso al coinvolgimento del mondo del volontariato, come partecipazione. Il mondo del volontariato è un grande patrimonio di esperienze e di competenze. È anche un bel modello, esempio di vita per tutti, in modo particolare per i giovani. E penso alle tante associazioni che vanno sostenute, che sono presenti sul territorio, che si occupano di sociale, sociosanitario, socioassistenziale, ma anche culturale e ambientale. E possono portare un contributo importante, e proprio per questo è importante che partecipino, sia come momento di confronto, come momento di condivisione, ma anche come momento di costruzione di politiche insieme per la città. Penso ad esempio alla partecipazione a 360 gradi, anche ad esempio con le scuole, con tutti i vari gruppi, anche con i condomini, anche con perché insieme, questo è anche un'idea che se si prende parte ad un progetto c'è anche un'autonomia degli spazi, no? Nel senso che si può condividere anche gli stessi spazi pubblici. Penso ad esempio anche agli esercizi commerciali di una via. Fondamentale è l'alleanza con gli esercizi commerciali, perché non solo per costruire delle politiche che valorizzino il commercio, ma anche per costruire sicurezza, per costruire socialità e vivibilità, e qualità urbana. Libertà di opinione, quindi anche qui faccio questo piccolo inciso per specificare che il tema non è l'oggetto della legge, ma la libertà di... Per me la libertà è un valore enorme. La libertà trova solo due limiti: la libertà di una persona finisce quando inizia quella di un'altra persona,
e il secondo è il rispetto delle regole. E vado avanti su quello che è il tema della libertà di opinione che avete proposto. Ecco. E per quanto riguarda l'aborto, io ho l'interruzione di gravidanza, io penso che sia un dramma per un figlio che non nasce e un dramma per la famiglia, per la donna che decide di non. Nello stesso tempo io ritengo che si possono fare tante ci possono essere dei fattori culturali, dei fattori economici e proprio per questo si possono fare, anche un'amministrazione locale può promuovere politiche per superare le motivazioni sia economiche, magari anche con contributi, questo sia magari comunale, regionale insieme, con contributi che possono consentire a donne che preferivano abortire perché e non avevano i mezzi economici per poter sostenere una gravidanza e un futuro e quindi l'opportunità di portare avanti la gravidanza. Lo stesso anche quello di fare tanta informazione perché è meglio un figlio che nasce, la vita è una delle cose più belle che ci sono e la cosa più bella che c'è e che piuttosto di vedere un cassonetto. Quindi informare che c'è questa possibilità, che non sembra tutti i problemi, ad esempio facendo il direttore di un ufficio postale, tra l'altro in una zona abbastanza degradata e si incontrano molte donne, soprattutto donne straniere, in forte difficoltà e dove spesso non hanno punti di riferimento e quindi il fatto dell'informazione. E poi un'altra cosa, c'è una legge, la legge 194, e io penso, come è stato detto prima, è una bella sintesi, va promossa soprattutto per la parte che riguarda la prevenzione e quindi l'informazione e quindi l'accompagnamento delle persone, soprattutto della donna, che è nel momento della decisione. Grazie. Ok, passiamo al tema della città e degli alessandrini. Vediamo quale immagine arriva dalla regia. Eccola qui, che tra l'altro è proprio vicino al suo luogo di lavoro. Che cosa le scaturisce questa immagine? Allora, l'immagine è molto bella, poi mi ricorda anche il trasporto pubblico, quindi si potrebbe parlare molto anche della nostra idea di mobilità. Io ritengo che da questa immagine bisogna trarre energia per costruire un Alessandria migliore. E quindi un Alessandria che investa nelle relazioni, e ripeto, le relazioni sono fondamentali, nella socialità, nel civismo e soprattutto, e questo è al centro del nostro programma, nella cura dello spazio pubblico, nel decoro, nella pulizia, nella manutenzione ordinaria, nel recuperare, basta consumo di suolo che non produce ricchezza, quando non produce ricchezza, ma nel recuperare quello che c'è, nel valorizzare quello che c'è. E questi spazi pubblici, animarli. Io penso che si possa fare quello di costruire spazi vissuti, penso ai giardini della stazione. Io abitavo in Via Trotti e quindi sono vissuto i giardini della stazione, soprattutto d'estate, non solo il pomeriggio e il mattino, ma anche la sera. Le famiglie si ritrovavano ed era un luogo meraviglioso, non era solo un polmone verde, ma un luogo meraviglioso di aggregazione. E noi, come primo obiettivo, abbiamo messo quello di ridare vitalità a questo spazio verde, partendo dalla recinzione, perché era un bel biglietto da visita per chi arrivava in città con il treno, quindi recintandolo, animandolo con iniziative di aggregazione, iniziative culturali, col presidio del territorio e soprattutto sulla qualità urbana e quindi sull'arredo urbano. Io penso che sono tante città, posso fare tanti esempi, mi viene in mente cos'era e cos'è oggi i giardini di Porta Venezia a Milano. Una volta erano un luogo fortemente degradato, oggi è recintato. Le strutture che ci sono, da un lato c'è una struttura gestita dagli astrofili, c'è il planetario, dall'altro c'è un museo, la gente va a far footing, e c'è un sacco di giochi per i bambini, si fa skateboard, si fa pattinaggio e quello è un grande spazio per tutti, per chi ha opportunità economiche e per chi non ce l'ha. Parliamo degli alessandrini invece. Sì. L'aspetto positivo e l'aspetto meno positivo. L'aspetto positivo io penso sia la tenacia, la voglia di fare, la determinazione. La leggenda dice che quando Cristoforo Colombo è arrivato in America c'erano già i mandroni che vendevano gli stracci. E l'aspetto negativo forse un po' il carattere, cupo, chiuso, grigio, però io penso che
e la mia esperienza politica me l'ha insegnato che se le persone si coinvolgono, gli alessandrini si aprono e quindi portano il loro contributo a costruire una città migliore e ne sono orgoglioso. Che tipo di sindaco vogliono gli alessandrini? Io penso un sindaco che abbia voglia di fare, che lasci da parte i soliti sogni, i grandi sogni, i voli pindarici, che investa nelle cose concrete e soprattutto che ridia speranza di futuro alla loro città. Grazie mille, grazie a lei. Gianni Buona Valli. Serata.